Bees torna ad occuparsi della riuscitissima mostra di Olafur Eliasson Nel tuo tempo, allestita a Palazzo Strozzi a Firenze sino al 22 gennaio 2023. La mostra si apre nel cortile dell'edificio con l'opera Under the Weather del 2022, un telaio di forma ellittica di 11 metri, sospeso a 8 metri di altezza, la cui tessitura luminosa crea un gioco di stranianti interferenze visive, il cosiddetto effetto Moiré, che, destabilizzando apparentemente la solidità della struttura architettonica che la ospita, sono differentemente percepite dai visitatori a seconda della posizione in cui si trovano. Nelle sale del piano nobile, Eliasson continua l'opera di poetico disorientamento tipico della sua arte, giocando con la luce, l'acqua, la temperatura. Evidenzia intanto le imperfezioni del vetro, delle antiche finestre dell'edificio, che, pervase da luce naturale e da fasci di luce filtrata colorata, generano ombre proiettate dai corpi degli stessi visitatori, suggerendo la riflessione intorno alle molteplici influenze che possono offuscare la visione degli accadimenti della realtà. Sul soffitto di una grande sala sono collocate una serie di luci monofrequenza che, pervadendo l'ambiente di brillante giallo, alterano la percezione dei colori ed equalizzano sul piano visivo gli spettatori presenti, privati a causa dell'uniformità del colore delle rispettive caratteristiche differenzianti. Nel grande spazio centrale troviamo Color Spectrum Kaleidoscope del 2003, un kaleidoscopio appunto esagonale che riflette in 6 diverse sfumature l'ambiente circostante, cangianti a seconda del punto di osservazione. Al soffitto campeggia invece Firefly Double Polyhedron Sphere Experiment, un poliedro che frammenta e moltiplica i riflessi. Numerosi lavori poi interessano il tema dello specchio, quale Solar Compression del 2016, un disco costituito da specchi convessi, ruota lentamente riflettendo immagini deformate. How Do We Live Together del 2019, uno specchio montato sul soffitto, provoca l'illusione della presenza di grande ed unico cerchio di metallo in luogo del semicerchio qual è realmente. Sono presenti poi opere storiche come Red Window Semicircle del 2008, un suggestivo tramonto creato con uno specchio, un faretto e un filtro di vetro rosso, e Beauty del 1993, una parete di vapore acqueo che, raggiunta da un fascio di luce, genera infiniti arcobaleni cangianti.